Bene, la volta scorsa abbiamo fatto un piccolo tutorial, come vedete qui in anteprima, su questo piccolo albero. Ho aggiustato un po' l'audio perché era qualcosa di mostruoso. Ho rivisto il video, faceva praticamente paura l'audio. Comunque, dovrebbe risultare di migliore ascolto a questo giro. Dunque, la volta scorsa abbiamo fatto un piccolo albero con l'aiuto di un cerchio e un triangolo, giusto? Abbiamo seguito i quadretti. Io adesso vado giù veloce, ok? La struttura modulare ci serve da guida. Quando noi avremo fatto tanta pratica su di essa, stiamo e ritorniamo. Quando avremo fatto tanta pratica, questa si figurerà nella nostra testa da sola, quindi non ci sarà bisogno di tracciarla, ma noi la vedremo ovunque. Ovunque tu sia, io ti vedrò. A questo giro utilizziamo sempre le figure geometriche. Ad esempio, se noi prendiamo un rettangolo, così, prendiamo un rettangolo, oh. Dentro questo rettangolo io seguo i quadretti e faccio questa operazione. Attenzione perché sto andando praticamente a disegnare una mezzaluna. La vedete la mezzaluna? Ok. E ogni tanto mi fermo con la voce in maniera tale che si possa assorbire meglio lo che dico. Bene, mi sono preso quello che mi serve perché io mi immagino che questo sarà il naso del mio cane. Ok, adesso andrò a disegnare le orecchie del cane. Fate bene attenzione, eh? Di questo cerchio che prende questi quattro quadretti, io prendo solo questa parte e poi mi serve un quadrato. Che cosa vi fa pensare che questo è già un orecchio? Ok, sembra un muso di cane. Ecco, magari io faccio questa cosa. Adesso il nostro cane vogliamo che sia vivo. Sempre con i cerchietti facciamo questa operazione. Oh, qui avevamo la mezzaluna, vi ricordate? La riprendo ma solo fino qui. Di modo che io posso già dare l'espressione al mio cagnolino. Ok, ora se io disegno un cerchio da queste parti e poi ne disegno un altro qui, non vi fa già pensare che io ho fatto il corpicino? E adesso vediamo. Congiungiamo i due cerchi. Qui, sempre con l'aiuto delle figure geometriche, e quindi il quadrato più il cerchio. Va bene? Il cerchio. Attenzione, seguite sempre questa cosa. Dentro
di disegnare una struttura modulare, perché questa un domani rimarrà impressa nella vostra mente e non avrete bisogno ogni volta del foglio a quadretti, come sto facendo io. Queste sono piccole lezioni per farvi entrare più facilmente nel mondo del disegno, in maniera tale che diventa una cosa alla portata di tutti. Allora, qui immagino che vado a fare la zampetta davanti, no? E in questo modo la congiungiamo. Ecco, adesso togliamo le cose che non ci servono. Ecco. Quello che del cane mi serve non è tutto. Ok? Incredibile. A questo punto, non so, vogliamo fare anche una coda? Ma sì, facciamo anche una coda. Bene. Con questi pochi segni, pochi tratti, io spero di avervi illuminato a sufficienza su come disegnare il tuo cane tranquillamente da casa con l'aiuto del foglio a quadretti. Magari gli facciamo fare un salutino, non so, tutto così. Poi, ciao ragazzi, tutto a posto. Bene. Sì, vabbè. Può andare, dai. Diciamo che può andare, ok? Va bene. Ciao ragazzi. Molto bene.